Gentili ascoltatori, un buon pomeriggio dallo stadio Damiano di Saluzzo, dove la partita tra Saluzzo e Novese è già iniziata. Abbiamo iniziato questo collegamento con qualche minuto di ritardo, siamo al settimo minuto, 18 secondi, 0-0 risultato. Non ci sono azioni degne di nota in questa prima fase, anche se Saluzzo sta premendo ora con una palla in profondità, la difesa della Novese in qualche modo poi riesce a liberare, e c'è poi la conclusione da parte di Durando che finisce alta. Apriamo quindi con il primo tiro in porta effettuato da Durando dopo 7 minuti, un pallone alto calciato dal centrocampista in maglia granata. Andiamo velocemente con le formazioni, chiediamo scusa ovviamente per il ritardo con cui abbiamo preso la linea. Il Saluzzo parte con Magnaldi, Bessone, Danilo, Paschetta, da Milano Tortone, De Maria, Iura, Durando, Villani, Peretti e Usai. Risponde la Novese con Binello, Briata, Minna, Bruscaglia, Balestra, Lanati, Crosetti, Olivieri, Pellegrini, Di Gennaro e Bariani. Disposizione di Minetto, ricordiamo che fascia squalificato per l'allontanamento che è avvenuto in Coppa Italia contro l'Asti. In panchina ci sono Torre, Bonanno, Tavella, Sacchetti, Giraudi, Simone, Paschetta e Guineri, mentre il tecnico del Saluzzo Caridi ha a disposizione Vercellone, Marzanati, Rostagno, Cavallero, Simonetti, Scermino e Fofana. Il direttore di gara è Miele della sezione di Torino, coadiuvato da La Rocca di Cuneo e Bongiovanni, anche lui della sezione di Cuneo. In questo primo tempo la Novese attacca da sinistra a destra rispetto alla tribuna centrale con una divisa blu scura e i pantaloncini bianchi, mentre il Saluzzo risponde con la maglietta interamente granata. Ora la Novese ha guadagnato un calcio d'angolo, il pallone all'indietro di Bruscaglia, ora il passaggio in avanti di Pellegrini in direzione di Gennaro, esce il portiere di Gennaro, rete di Gennaro, grandissimo gol di Gennaro che ha atteso l'uscita del portiere e con un tocco vellutato ha messo il pallone in rete. Novese in vantaggio al 36esimo minuto di gioco ed è una rete estremamente importante. Tentativo di passaggio filtrante, lo recupera Minna che poi trova Olivieri, Olivieri sulla fascia trova Di Gennaro cerca lo spazio per andare alla traversone, siamo al vertice basso dell'area di rigore, c'è il cross, 2-0 rete di Gennaro, ancora un gol incredibile, ha cercato il traversone per Pellegrini, ha cercato di colpire il testone ma non lo ha colpito e quindi il gol è ancora di Gennaro. E possiamo dire per lui rete numero 5 in 3 partite. Media gol eccezionale, attenzione però a Saluzzo, e c'è il gol del 2-1 con Usai. Usai lasciato colpevolmente solo al 59 di Usai, lasciato completamente solo. 18 della squadra di Caridi, punizione quindi per la Novese, la va a battere Minna, che invita Fofana ad allontanarsi dalla sfera. È finito il recupero e c'è il fischio finale dell'arbitro in questo momento. Novese batte Saluzzo 2-1. La Novese mantiene la testa della classifica con 9 punti in 3 partite. Punteggio pieno. La Novese quindi guadagna una vittoria molto preziosa su un campo difficile. Saluzzo aveva bisogno di punti e ne avrà ancora bisogno, perché la Novese esce vittoriosa dal Damiano di Saluzzo. 2-1 per la Novese, doppietta di Gennaro e gol di Usai per il Saluzzo. La Novese ha chiuso in superiorità numerica per l'espulsione di Simonetti per una gomitata. L'appuntamento quindi per la Novese è a mercoledì sera per il turno infrasettimanale contro la Nicese. Gara che forse, non vi diamo la sicurezza, vi aggiorneremo tramite internet, ma forse sarà seguita addirittura in diretta tramite internet. Gara che si giocherà al Girardengo di Novi Ligure alle 20.30. Da Enrico Verrecchione un ringraziamento a tutti voi, a tra poco per le interviste con i protagonisti di questa vittoria estremamente preziosa per la Novese. Linea alla regia. Dunque, per le nostre interviste sul Pullman con me c'è Giovanni Fasci, oggi mister era in tribuna. Come hai avuto modo di seguire la squadra nonostante non l'avessi così vicina dal campo? C'è stato, l'hai sentita diversa questa partita? Sicuramente sì, stare in panchina è diverso, in tribuna non riesci magari a dare consigli ai ragazzi nell'immediato, quindi è un leone in gabbia praticamente. È una pena, ecco, però insomma ho sbagliato con l'Asti e è giusto che insomma mi abbiano squalificato.
Oggi forse una squadra meno brillante, però molto concreta, non ha rischiato più di tanto contro una squadra che aveva un bisogno disperato di fare risultato. Oggi l'aggettivo può essere una Novese solida, non si è sfaldata. No, tutte le partite sono difficili, noi abbiamo caricato la squadra del lavoro perché questa settimana qua non riusciremo a lavorare per gli impegni di campionato appunto di mercoledì e domenica, e quindi sicuramente anche quello potrebbe avere influito un pochettino sulla condizione dei ragazzi, però penso che abbiano tenuto il campo molto bene. Abbiamo sbagliato qualche cosa di troppo sotto porta, potevamo stare un attimino più tranquilli, e poi abbiamo commesso un'ingenuità che ha riaperto la partita quando l'avevamo appena chiusa, ecco. Quindi insomma ci siamo messi in difficoltà da soli, però siamo riusciti a reagire e non siamo stati bravi in contropiede, potevamo magari richiuderla definitivamente. Dobbiamo lavorare su questo aspetto qua, e quando trovi queste squadre che hanno chiaramente una classifica deficitaria, trovano risorse che neanche pensano di avere. Infatti i ragazzi, avevo detto di stare molto attenti, e hanno eseguito insomma a fatica però tutte le consegne che abbiamo dato. Grazie mille mister Giovanni Fascio.